dittatoriale che è impegnato col suo esercito nell'azione militare contro i gruppi jihadisti nel Mali, l'operazione francese, capeggiata dai francesi, dove però la truppa è soprattutto fatta di militari del Ciad. Il Camerun è in preda a una guerra civile di cui nessuno parla, fra il Camerun tempra, che è su una federazione, poi non più, fra il Camerun che chiamiamo francofono e il Camerun che chiamiamo anglofono, anche se nessuno parla l'inglese, però questa è la divisione, cioè lì ha a che fare con la storia coloniale e la divisione di questo territorio che apparteneva prima della sconfitta, la prima guerra mondiale, a chi? Alla Germania, e venne poi diviso il Camerun fra Francia e Inghilterra, solo che all'indipendenza la parte anglofona decise di stare con la parte francofona in una federazione che poi è stata sfidata. Questa è un'altra storia, faremo una cosa sul Camerun di cui nessuno parla. Assolutamente no, dell'Africa non si parla mai, ma questi sono conflitti, questo caso dimostra come ci sia dietro una eredità non ancora risolta, ci vorrà molto tempo, eredità del periodo coloniale. 1999 il capo di Boko Haram, che si chiamava Mohamed Yusuf, che aveva capeggiato varie azioni che avevano colpito soprattutto chi? Avevano colpito soprattutto dei musulmani. Per cominciare, perché in quella regione i musulmani sono la stragrande maggioranza. Secondo, perché il tipo di messaggio, chiamiamolo teologico, di questo gruppo era un messaggio completamente diverso, molto più fondamentalista dell'Islam tradizionale di quella regione, che era l'Islam Sufi delle confraternite, no? Che era denunciato da questo gruppo come essere in appoggio a un potere musulmano, anch'esso empio. Questo era il ragionamento. Mohamed Yusuf venne catturato e trucidato dall'esercito. Il video del suo assassinio, perché dobbiamo chiamarlo così a questo punto, fu qualcosa di terrificante e venne trasmesso sulla televisione locale. Questo eccitò probabilmente la reazione dall'altra parte. Da allora Boko Haram ha attraversato diverse fasi in cui il messaggio religioso contro gli empi, cioè coloro che non seguivano parola originaria, Salaf dell'Islam, era però smentito dal fatto che le sue azioni non andavano solo contro gli miscredenti, chiamiamoli così, ma andavano indiscriminatamente contro la popolazione. Per questo ultimamente c'è stata una divisione che è ancora da studiarsi bene. Però di Boko Haram noi delle sue azioni sappiamo quel poco che ci viene dai messaggi governativi, ma nessuno in anni recenti ha potuto andare a fare ricerca, si fa per dire, in queste regioni. Certo è che Boko Haram a un certo punto, nel 2009, dichiara di essersi affiliato all'ISIS. Guardate come queste questioni internazionali vengono acchiappate da questi gruppi e movimenti per affermarsi, tant'è vero che viene dichiarato minaccia globale. Ora, io non sono della stessa opinione, è una minaccia in quella zona, è una minaccia nella misura in cui si aggancia a movimenti jihadisti che sono presenti in tutta l'area saheliana e che hanno soprattutto origine da quella che fu la guerra in Algeria e la cacciata dall'Algeria di questi gruppi salafisti e che sono misti, cioè ci sono quelli, diciamo così, religiosamente più importanti, ma per la maggior parte questi movimenti jihadisti sono dediti a,
diciamo così, anche collegati con attività di tipo criminale, perché tutta l'area sahariana è un'area di passaggio di commerci, di grandi ricchezze, quindi in tutti questi casi, insomma, ve li posso elencare, che sono moltissimi, ma dove sono diventati e continuano ad essere importanti è l'area che conosciamo come Mali. Quando è che tutti i problemi, sono aggravati i problemi nel Mali? Vi ricordate una data? Che cosa è successo nel 2012 in Libia? Che cosa è successo? Gheddafi è stato fatto fuori. A quel punto tutti i gruppi che il nostro Gheddafi manteneva alla sua corte e finanziava, finanziando attraverso questi la dissidenza in molti paesi e regioni dell'Africa, le responsabilità di Gheddafi in questo senso sono immense, e non crediate che Gheddafi sia stato abbattuto perché, come scrivevano in modo così piatto i nostri giornali, perché in Libia c'è il petrolio c'è da tante altre parti, è stato abbattuto, chi ha iniziato? La Francia di Sarkozy, e gli altri si sono accodati. Cosa interessava alla Francia? Non interessava questi poveracci che venivano massacrati, no, alla Francia interessava soprattutto che Gheddafi aveva allargato le mani, promettendo fondi, soldi, facendo la corte, su l'Africa che chiamiamo francofona, quella che noi chiamiamo la France-Afrique, cioè sulle gli stati ex coloni francesi dell'Africa occidentale, sahariana e costiera, che rappresentano il nucleo della importanza che la Francia ha ancora come potenza mondiale, non come potenza regionale, e anche perché nucleo di passaggio di grandi investimenti. Pensate, un altro tema che bisognerebbe giorni da trattare, che insomma passaggio di interessi sempre più importanti, di investimenti, eccetera, eccetera. Vi voglio leggere qui una frase di un'intervista, c'è un altro fattore che ho già riferito prima, di un'intervista di il presidente del Burkina Faso, un paese che ha avuto una lunga linea di colpi di Stato, uno dietro l'altro, e il cui presidente più carismatico, il famoso Thomas Sankara, è stato l'ultimo per ora della lunga linea di presidenti africani radicali, volevano una trasformazione radicale, il bene e il male, quello che era, essere trucidato con un colpo di Stato interno, certamente sponsorizzato dalla Francia. Poi prima o poi le prove verranno fuori, no? Come diceva Trump del povero Khashoggi, un giorno o l'altro si saprà chi l'ha assassinato. Ma noi lo sapevamo anche allora, 1986. Dopo un lungo processo di gravi problemi, elezioni, un leader democratico è stato eletto, cioè è stato eletto democraticamente. E qui dice, i terroristi operano soprattutto nel nord del paese, parla dei jihadisti di cui vi ho detto, dove vivono quelle tribù nomadi che sono state più funestate da una lunga siccità, e che sono quindi facilmente arruolabile da Al-Qaeda. Io non credo che siano solo le tribù nomadi, c'è di tutto dentro, sono marocchini, algerini, eccetera, eccetera, però la questione ambientale è molto importante, la desertificazione e quindi la capacità di questi movimenti di arruolare giovani che non hanno più nessuna speranza. Qui chiede aiuto, quale aiuto poi che si possa dare non si sa. Resta il fatto che
l'interpretazione che in genere si dà di questi conflitti è che ci sono i musulmani, soprattutto pastoralisti nomadi, nel caso della Nigeria soprattutto Fulani, che sono musulmani e per questo si contrappongono al contadino in gran parte cristiano. Allora, se avessi tempo vi farei vedere, tra l'altro voi sapete quanti sono, è una cosa che non sapevo nemmeno io, i nomadi pastori nel mondo, quanti milioni sono? Sono circa 30-40, non si sa bene, milioni, di cui 20 milioni sono Fulani, o Perls o Fulani, cioè attraversano questa area che va dal Senegal fino al Chad. 20 milioni sono ancora, no? Perché il discorso comune è, e sono quasi tutti musulmani. C'è un altro fattore molto interessante, che in Nigeria del Nord sta venendo fuori un movimento di suprematisti Fulani, che adesso che si avvicinano le elezioni contestano il presidente, che è uno del Nord, anziano, molto anziano, è stato anche un dittatore militare negli anni 80, e Buhari, lo contestano dicendo che non è un Fulani puro, ma è un Fulani meticcio, Hausa e Fulani, no? Quindi non va bene, non bisogna votare per lui, ma bisogna votare per, se si vota, per un Fulani puro, i Fulani suprematisti, così come i suprematisti del sud, dell'area del Biafra, eccetera, eccetera. Vedete che qua queste cose, anche noi conosciamo questi problemi, io trovo sempre molte analogie. Comunque, i pastoralisti costituiscono il 4,5% della popolazione totale della Nigeria. Dunque, 1999, democratizzazione, 2001 cosa è successo? È successo nel 2001, l'11 settembre. Questo ha cambiato tutto nella politica internazionale, ma anche in Africa. La questione di Boko Haram è diventata una questione globale e si è investito massicciamente nell'appoggiare l'esercito nigeriano contro la questione Boko Haram, senza valutare bene che, appunto, come vi ho detto prima, un approccio solo militare, soprattutto militare, non serviva. Il nord era il risultato, la situazione del nord era il risultato di una mala politica, di una politica che non ha investito in maniera minimamente egalitaria nel nord, che ha abbandonato queste aree e quindi il dissenso sulla questione, appunto, della grave disuguaglianza fra nord e sud, naturalmente non fra i ricchi del nord, sono ricchissimi, tra i principali sostenitori finanziari di Boko Haram, è noto che ci sono i grandi commercianti locali e transahariani, no? Quindi sempre i poveracci ci rimettono. E poi l'azione di Boko Haram si è molto intensificata a ridosso delle elezioni che hanno eletto Buhari, l'attuale presidente, che vuole farsi rieleggere, nel 2015. Quando noi vediamo apparire queste notizie, dobbiamo subito contestualizzarci e chiederci che cosa significa, perché ci sono i tempi lunghi della storia che io non vi posso raccontare, e quindi queste dissidenze sotterranee che prendono forma religiosa e che sono sempre state coinvolte con la politica. Durante il periodo coloniale gli inglesi proteggevano gli Emirati del Nord perché li consideravano i più adatti a controllare le loro popolazioni, e gli inglesi proibivano o tentavano di proibire l'arrivo di missionari in quelle aree. E se i missionari sono arrivati, sono arrivati, li lasciavano convertire solamente chi? Gli schiavi liberati.
Tanto è vero che oggi in certe zone del nord, se tu sei cristiano, l'altro ti risponderà: tu sei figlio di schiavi. Quindi spesso noi, tutta quella roba che abbiamo sentito sulle ragazze rapite a Shibok, non sono state nelle prime e nelle ultime, di recente ne hanno rapite centinaia di altri, maschi e femmine, nessuno ne parla. Perché Shibok se ne è parlato tanto? Perché Shibok era un villaggio in cui la maggioranza, cittadina, non villaggio, la maggioranza della popolazione negli anni 30 era stata convertita da una missione episcopale americana che, quando questo è successo, ha fatto il film. D'altra parte, per vedere come in tutta la Nigeria del Nord, in questo caso anche, l'istruzione è qualcosa di molto importante. Tant'è vero che le ragazze e i ragazzi di cui non si è parlato sono andati a fare gli esami, anche se l'esercito aveva avvertito di non andare perché c'era in giro qualcosa di poco chiaro. Sono andati a fare gli esami, se no perdevano l'anno e perdevano il diploma, tanto per dire queste cose. Allora, oggi, quindi, quello di cui dobbiamo tenere conto è come questi movimenti dissidenti di qualsiasi, per parlare di un altro, diciamo, colore siano, si sono intensificati nel momento in cui lo Stato indipendente in Nigeria cessa delle politiche che aveva inaugurato al momento dell'indipendenza di maggiore equanimità nella redistribuzione delle risorse, anche se la nozione di redistribuzione delle risorse del petrolio è nella Costituzione nigeriana fra i vari stati. Ricordatevi che al momento dell'indipendenza c'erano 3 stati, adesso sono 36, c'è una continua suddivisione. Però non è una suddivisione etnica, perché ciascuno di questi stati è multietnico e multireligioso. Parliamo di religioni. A nord la maggioranza sono musulmani, ma ci sono delle aree di conversione che esistono, ci sono missioni, ci sono delle persone che sono andate a scuola, delle scuole cattoliche, protestanti, non sono la maggioranza, sono certo una minoranza concentrata in alcuni luoghi e in alcuni casi stati, soprattutto nell'area più a sud del nord. Nel Middlebelt ci sono una mistura di musulmani e di cristiani di varia provenienza, di antiche, diciamo così, azioni missionarie che erano collegate soprattutto alla scolarizzazione. E ricordatevi che dovunque, anche qui in Africa, la scuola è il valore superiore, solo attraverso quello puoi raggiungere, diciamo, un migliore livello di vita, ma sono anche funzionari pubblici che vengono da altre aree che si sono ristabilizzati. Durante la guerra del Biafra, la guerra del Biafra iniziò perché nel nord vennero trucidati i funzionari pubblici che erano prevalentemente degli Igbo dell'area meridionale. Quindi sono funzionari, poi ci sono recenti convertiti e qui viene dentro un altro fattore. Da svariati decenni lo svilupparsi dalle chiese evangeliche di chiese pentecostali. Come in America Latina, come in molte parti dell'Asia, in Nigeria, la Nigeria è certamente il paese che ha il massimo di chiese pentecostali, credo che quelle nel registro governativo siano più di 500, tutte ricchissime, tutte molto potenti e tutte coinvolte nella dinamica politica. Cioè, finanziano o sostengono candidati e tutte ferocemente anti-musulmani. Non solo contro i musulmani estremisti, ma con un estremismo loro stesso. Tant'è vero che i vescovi cattolici hanno espresso più volte le loro preoccupazioni sullo spandersi delle chiese pentecostali, che sono presenti anche qui, che sono
dovremmo fare una conversazione con qualcuno che ha fatto ricerche veramente su queste questioni. Comunque, anche qui c'è di nuovo la paura, la religione che entra pesantemente nella dinamica politica. Io leggo ogni tanto il blog di un professore nigeriano che insegna letteratura francese in Canada e si chiama Tius Adesamui, ha un blog e che è un tipo molto, diciamo così, esplicito, che racconta che quando lui andava a scuola, università, c'era un convivio tra studenti musulmani, ovviamente Pius, di famiglia cattolica, di insegnanti rigorosissimi, cattolici, altri protestanti, nella scuola superiore, nell'università, si vedeva sempre, si mangiava sempre, cosa oggi diventata impossibile. Impossibile. Perché si è creata questa maggiore, c'è sempre stata una politicizzazione della religione, sia dal lato musulmano che dal lato però noi quello che non vediamo è che c'è uno strato di, chiamiamo, io non amo la parola, di gente che professa la sua religione ma in maniera moderata, pacifista. Quelli non saltano fuori, non vengono fuori, ma sono certamente la maggioranza, solo che sono spesso ricattati dal maggiore attivismo di chi professa delle posizioni violente e provoca dei conflitti, invece di pacificarli. E allora, dagli anni 70 e 80, quello che possiamo notare è il ruolo dei fattori economici. La crisi, poi seguita dalle dittature militari, la siccità degli anni 70. Sapete cosa ha provocato la siccità degli anni 70? Ha provocato l'arrivo massiccio di aiuti. Intendiamoci subito che quelli che dovevano morire sono morti, gli altri sono stati aiutati sia dall'Occidente, ma sono stati aiutati anche da chi? Dall'Arabia Saudita. Dal 79 dopo la rivoluzione, dall'Iran, quindi è entrato anche la versione dell'Islam iraniano. Questi hanno portato aiuti, ma hanno portato anche il loro messaggio. Sempre più potenti, soprattutto l'Arabia Saudita, con charity pubbliche e private, il messaggio di salafismo, wahhabismo.